Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono AJ e oggi siamo su Fortnite. E ragazzi, cosa volevo dire? Ah sì, ragazzi, siete pronti per la nuova season? Perché manca una settimana alla fine della season. Cioè, minchia, tra l'altro dovrebbero dire che mancano 6 giorni, perché già ieri ne mancavano 7. Cosa? Vabbè. Comunque, ragazzi, cioè, non ci posso credere che siamo riusciti ad arrivare a questo punto, la stagione 11, dove io mi potrò shoppare lo Skulltrooper, perché nei fuori gioco è stato trovato lo Skulltrooper maschile solo, quindi per quelli che a chi piace di più la skin femminile dello Skulltrooper, mi dispiace, ma molto probabilmente non sarà lo Skulltrooper femmina. Vabbè. Comunque, lo Skulltrooper maschile uscirà, molto probabilmente. Bene, appena esce, ragazzi, faccio il video. Tra l'altro è uscito anche il nuovo pacchetto di 15 euro che spero di comprarmi. Lo spero veramente perché è troppo figo. E per favore, questo pacchetto, toglietelo. Mi ha rotto leggermente le palle. Vabbè. Io direi, raga, di startare. Ah, comunque hanno, per chi non è un veterano di Fortnite, hanno aggiornato Fortnite la patch 10.40 e hanno aggiunto Periferia Astrale, che è una nuova città vicino tra Crocevia e il quartiere. Poi hanno messo una, tra virgolette, una nuova rarità della tattica, che è quella leggendaria, ma si trova solo nelle stelle di Periferia Astrale. Sono praticamente delle stelle che si trovano in giro per la città, e praticamente c'è questa stella, cioè ci sono queste stelle che ti danno armi forti, solo forti. Meno male, almeno una cosa buona a fare. E niente, ragazzi, poi l'isola si sta continuando a spostare, ma non so che cazzo di giro sta facendo. E ragazzi, finalmente, non so quando, ma sicuramente, visto che mi mancano 6 giorni alla fine della season, perché dovrebbero mancare 6 giorni, ma la Epic non so contare, credo che l'evento del raggio sarà o dopodomani o mercoledì. Insomma, è impossibile che non ci sia, perché veramente manca pochissimo ormai. Ah, comunque, per chi non lo sa, l'evento si terrà proprio qua. Quindi, per chi non lo sapeva, io lo dico, perché se no uno andava a Lande, ma no, poi la safe là e poi non riusciva, un casino. E lì sono dove è arrivata. Minchia! Raga, si sta facendo tutto il giro della mappa. Vabbè. Io mi chiedo che cosa farà questa isola. Comunque alla fine, raga, la neve non si è sciolta. Non mi caricava le texture. Ma che cazzo? Che gioco di merda. Comunque alla fine, raga, la neve non si è sciolta, purtroppo. Stavo dicendo che la neve non si è sciolta, ragazzi, purtroppo, quindi non potremo più rivedere la mappa tutta verde. È una storia triste, ragazzi, lo so, perché dicono che nella stagione 11 cambierà tutta l'intera mappa, quindi vedo poche probabilità che vedremo la mappa. Sì, ma devo abbassare il volume perché sennò. Vedo poche probabilità che vedremo di nuovo la mappa senza neve. Basta venirmi da me. Va bene. Va bene. Sì, ma raga, ma sono tutti semi, ma che cazzo è? Cioè, veramente? Sono tutti dei semi. Ci sono buttati tutti. Ma che cazzo fa?
fanno. Va bene. Dai, andiamo a prendere il loot di quelli là. Che comunque, ragazzi, questa è la mia prima partita del giorno e quindi non so che cosa potrebbe venire fuori. Intanto ho visto due per, cioè intanto si sono buttate due per quanto loot che c'è. E vabbè, pure lo star. Abbiamo vinto, raga. No, perché non me l'ha preso lo star. Ok. Bene, raga, abbiamo vinto. C'è tutto. C'è tutto qua. Tutto. Non c'è niente che non manca. Ma mi dà una cecchinata, ma sono abituato. Vabbè, avevo visto qualcuno, ma non so se... Vabbè. Perfetto, raga, abbiamo tutto. Io direi che possiamo anche pushare qualcuno. Magari. È vero, sto messo un po' male di materiali, ma cioè non importa tanto perché io tanto di materiali sto messo sempre male, come lo schifo. Potevo prendere il tattico epico se sapevo che poi trovavo un barret epico in una cesta. Lasciamo stare, io direi di andare qua dentro a boschetto e ucciderci, perché tanto raga io morirò male, molto probabilmente. Vabbè. Questi ragazzi. No! No. Ti ho distrutto però, eh. Questo te lo devi ricordare. Ti ho distrutto completamente. Dai. Perché non prendo... Cioè, ho preso il bite da vending e non prendo nessuno. La safe è lontana. Quindi io... Cosa ho detto? Di andarcene via. Tu cosa vuoi fare? Grazie. Io raga ora direi di andarcene in safe. Io ora direi di andarsene in safe perché mi hanno leggermente rotto anche il cazzo sti qua. Ah, ovviamente prendiamo lo scar epico perché io preferisco raga tutta la vita lo scar normale, perché secondo me è più preciso, eh. Poi ognuno ovviamente i suoi gusti. Prendo il falò, raga, sì, prendo il falò, è meglio secondo me. È meglio tenersi un bel falò. Ah, e prendo anche un tacos, così almeno vado più veloce perché devo... Mi prende per il culo. E basta! Ho capito che sono brutto, ma... Cioè... No, vabbè, se muoio da safe io mi incazzo. Ma ci sono manco rifte, là. Come faccio? Bene, ragazzi, sono morto. Buttata la partita. Forse ancora abbiamo una possibilità. Non ho materiali manco per i ca... Però potrei anche un po' buttare. Allora, secondo me riesco ad andare in safe. Però la safe è mita, molto probabilmente. Ci sono dei bouncer. Ah, è vero che non ve l'ho detto che hanno raggiunto i bouncer. Sì, però tanto io sto video lo faccio di domenica. Perché e l'aggiornamento l'hanno fatto martedì, tipo, cioè, sono scemo. Cioè, veramente, lasciate perdere, dai, lasciate perdere. Tanto io sono ritardatario di merda. Sembro Nobita di Doraemon.
Va bene, va bene, va bene, va bene. Comunque in safe ci arriviamo tranquilli, tranquilli. In teoria là ci sono gli overboard, ma perdo troppo tempo. Comunque ragazzi, prima partita del giorno non è male, non è male, 6 kill non è male, non è per niente male. Cioè io mi aspettavo che al massimo facevo una kill, robe del genere, robe che prima partita del giorno spostati Morgal. Invece no, invece faccio 6 kill, totalmente a caso tra l'altro, perché 2 kill gli altri si sono suicidati, ma non fa niente. Raga, questa forse sarà la mia nuova skin tryhard. Sì. Cioè, ce l'ho praticamente da un bel po' di tempo, però vabbè. Ma ho mai fatto una partita con questa skin in video? Non mi ricordo. No, raga. Ho sentito uno. Sono scemo. Sono scemo, raga. Ho una mira di merda un po'. No, che cazzo faccio? Allora, la safe, vaffanculo, ma vaffanculo. Io raga lo sapevo tanto che la safe era da tutt'altra parte. Cioè, lo sapevo. Io leggo il futuro. Comunque raga, oggi abbiamo incontrato in sta partita due nabbi. Uno quello che ho ucciso appena adesso. E l'altro quello a boschetto. Cioè non era proprio un abo perché mi ha distrutto, ma cioè comunque in fight mi sembrava un po' nabbetto, non troppo forte. Sì, ma raga, però sto messo malissimo di materiali. Cioè tutti quelli che ho ucciso non avevano materiale. Se ci rendiamo conto. E devo andare in safe, tra l'altro. Devo andare in safe perché se no muoio male. Un pacchettino di materiali però ce li ho, dai. Mi accontento. Mi accontento. No, ho veramente troppa paura. Cioè io voglio arrivare, appena arrivo in safe, minchia, mi sparo un box che è più grande del mio dito. Poi, perché? Perché dico più grande del mio dito? Più grande di un grattacielo. Che cazzo di verso ho fatto con il naso? Ah, c'è una jump là. Ci dovrebbero essere gli overboard là, ma preferisco la jump. Se riesco, raga, provo ad andare sull'isola. Metà dell'isola è safe, quindi ci voglio provare ad andarci. No. 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 Sento... Ah, era un bug, meno male. No, perché sentivo il suono di quando una persona plana verso di te. So già che mi laserano. Ti prego, arriva. C'è uno là. Perfetto. E i safe ci sono. Ora devo fightare sto tizio. Bastinchio.
Non stavo scherzando, io stavo scherzando, raga. Sono, ogni tanto io posso essere molto ironico. Vado a prendere il suit, che spero che abbia un po' di materiali. Miccica! Questo raga ha farmato. Bravo! Bravo! Così, così voglio che sia il gioco. Mi hanno sparato. Non so dove, ma mi hanno sparato. Da dove? Ah, ecco, l'ho visto. No, se lo prendevo. Se lo prendevo. No, però raga, non posso rischiare. Basta! Perché la safe deve essere sempre da tutte e da parte? Non poteva essere da me, no. No. Ok, sta fightando. Mi sa che, che sta fightando. Credo, boh. Vabbè, io faccio il giro e me ne vado in safe. Buongiorno. Buongiorno. Prendere la funivia, raga. È troppo rischioso. C'è un tizio là e spero che non mi veda mentre prendo la funivia. Posso anche fightarlo, ma non voglio che mi veda. Ok. Sono in safe. Cosa c'è qua? Mi ricordo sto posto. Mi sembra che era uno dei primi posti dove sono andato per fare le missioni in Season 8. Che ricordi, raga. Che ricordi. Vi ricordate quando ero ancora nella stagione 8? Miccica, mi sembra ieri. Mi sembra ieri. Quando ho fatto il video della stagione 8 mi sembrava ieri, raga. È passato troppo velocemente il tempo. Comunque già, raga, questa partita sta durando un botto. Non c'è gente. Invece stavo scherzando. E vabbè, devo fightare questo contesto qua. Se mi fa, se mi fa, raga, mi fa. Dai, pushami. Perché non mi pushi? Perché non mi pushi? L'alieno di prima dell'area 51. Sì! E andiamo così. Ho 15 di vita, ma tanto 4 falò. Sono messa di merda, raga. È persa. Vi ho voluto bene, raga. Ma dobbiamo accettare. Dobbiamo accettare, ragazzi, questa partita è persa. Dobbiamo accettare, raga, questa partita è persa. No, non voglio buttare una partita così. No, i Batang, no! Addio! Siamo in tre, raga. Sì!
Siamo in tre. Quanto è difficile sta partita? No, raga, mi sa che perdo per colpa dei Batarang. Neanche per colpa sua. Fortunatamente, raga, i robot è come se li avessero tolti, perché appena atterrano esplodono. Quindi è come se li avessero tolti, meno male. Ti prego, di che siamo in safe, ti prego. Ti prego, perché se non riesco a fare altro, se no, non riesco a vincere. Che non è che voglio vincere, però non voglio buttarla. Va bene. No, mi va bene, raga, mi va benissimo. Ok, raga, si fightano, si fightano. E allora do fastidio. Certo mi dai fastidio. Non ci credo, raga. Sono riuscito a uccidere quello là. Dov'è sto figlio di puttana? Dai, vieni fuori, brutto figlio di puttana del alieno dell'area 51 di merda! GG! GG, raga! No, no, vabbè! Vabbè! No, vabbè, raga! Questa partita ha superato! Questa partita, raga, ha superato! Raga! Prima partita! 11 kill! E vittoria! Ma che cazzo è? Datemi le medaglie di Obama. No, scherzo, ho avuto solo culo. No, seriamente, raga, ho avuto culo veramente. Sapete perché? Perché a quel regista composto, se non gli facevo in testa 140 one shot, mi sa che morivo. Perché mi sembrava anche abbastanza forte. GG, raga. Prima partita, raga, veramente. Questo video è durato molto, ma veramente, raga, cioè, per quelli che sono arrivati fino a questo punto, devono innanzitutto darmi le medaglie di Obama e poi cioè, scrivermi nei commenti, cioè, scrivermi nei miei commenti se comunque questa partita me la sono giocata bene, perché secondo me me la sono giocata più che bene, benissimo. Sogno! C'è la mia nuova skin tryhard, è confermato. Va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Aspettate che devo mettere le moto che saluta. Dov'è? Eccolo. E con la mia skin che vi saluta, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. I still see your shadows in my room. Can't take back the love.